decisione sulla quale già riflettevo lo scorso anno, però poi quando è finita la stagione mi sono fatto un esame di coscienza per quello che si poteva fare, ho guardato dentro di me e secondo me c'erano ancora dei margini per giocare. E non avrei mai voluto rimanere con dei residui di ma avrei potuto, avrei dovuto, perché poi secondo me questa è una scelta dalla quale non si torna indietro. E allora ho preferito cercare l'ultima avventura che sono stato fortunatissimo aver potuto vivere qua a Varese. E quindi, rispetto alla tua domanda, erano dei discorsi che avevo già in testa l'anno scorso e che poi ho concretizzato nell'inizio di questa stagione, ufficializzandolo alla società e al mio agente verso fine gennaio o inizio febbraio. Pensavo di essere su scherzi a parte quando quel pubblico di Varese il primo giorno di raduno mi ha salutato con un applauso, perché A, non ero qui solo per allenarmi, B, non necessariamente l'atmosfera nei miei confronti qui era mai stata particolarmente benevola. Però diciamo, la vita è bella e curiosa anche perché ti riserva questo genere di sorprese, e quella è stata solo la prima di una lunga serie di sorprese, ultime, così i cori e l'atmosfera che c'era nei miei confronti domenica alla partita, prima, durante e dopo. Credo che l'atmosfera, le sensazioni, i sentimenti che si prova nello spogliatoio siano qualcosa di unico e che resteranno legati solo e per sempre all'essere stato giocatore. Non credo che ci sia un altro ambiente lavorativo o meno dove si vivano queste esperienze, dove si viva questo genere di emozioni.